Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4. Raga, non mi sono accorto, ma stiamo praticamente andando avanti con questa storia e siamo praticamente a più della metà della stagione perché siamo già all'episodio 13 e io sono veramente un po' stranito anche, posso dire, da questa cosa, perché comunque, raga, oddio. Non abbiamo giocato a scacchi, infatti non dormi, devi giocare. Sono un po' stranito perché comunque stiamo andando avanti in maniera veloce nonostante abbiamo quattro sim a cui dare no, corda. Amo, non vorrei dire, ma puoi mettere Bryce a letto. Mentre lui sta giocando a scacchi, ci abbiamo bisogno, non lo seguiremo, come dire. Metti Bryce a letto, vediamo se... Scusa! Allora, sta dormendo a terra. Va bene, fallo continuare a dormire a terra, amo, chissene. Cioè, ad una certa non si può lottare con l'illottabile, ecco. Ok, lui sta anche raggiungendo. Manda per conto suo, perché vorrei completare prima di tutto. Tanto, raga, a scuola manteniamo il livello 10. Volevo completare un attimo. Raggiunto il livello 6. Potremmo prenderci anche un giorno di vacanza da scuola. Però anche no. Dai, almeno il 50%. Vediamo se ce la fa. Oddio. Vabbè, lo mandiamo un po' in ritardo. Lui si è preso il giorno di vacanza, volevo ricordarvi, dal lavoro. Adoro questa cosa. Divertimento, dobbiamo fare igiene e mangiare. Tra l'altro, raga, volevo farvi vedere una cosa. Ora c'è brutto tempo, ma volevo farvi vedere che la casa... è migliorata, raga. L'ho ingrandita. E ho ingrandito anche i due appartamenti. Come vedete, i soldi sono diminuiti. Perché, come potete vedere anche dalla struttura, ora dovremo andare a cercare un nuovo inquilino. Perché i Bailey se ne sono andati. Ho ingrandito la casa, raga. In tutto questo, di questi tempi, la vita sembra passare inosservata. Ah, la monotonia si protrae giorno dopo giorno senza lasciare traccia. Potrebbe essere il momento di cambiare. Ah, ok. Ok, abbiamo una crisi di mezz'età, raga. Qui abbiamo un po' di robe. Dove la vedo io la crisi di mezz'età? Non mi ricordo. Comunque, amo, non vorrei dire, ma tu devi andare assolutamente a scuola. 75%, dai, fammi il 100%, please. Sei non in ritardo, di più. Vai a scuola adesso, tipo, e tra l'altro studia sodo. Ebbene sì. Ebbene sì, anche perché non abbiamo fatto i compiti a sto giro. Aia. E ho l'amore del nostro Joseph verso la nostra Giulia Sventura, è assurdo. Comunque, andiamo ragazzi ad infornare, perché voglio infornare una bella torta. Abbiamo torta di carote, facciamo un'altra torta alla frutta esotica. Proviamo, perché dobbiamo fare, raga. Dobbiamo mettere le candeline. Il nostro Bryce, in realtà, vedete, manca 0 giorni, per il passaggio di età. E quindi dobbiamo assolutamente farlo passare d'età noi. Lui si è andato a coricare, raga. Ok, scusami però. Volevo prima farti fare un bagno. Anzi, un bagno con la schiuma. Proprio rilassante. Dato che comunque ha questa crisi di mezz'età, si è preso un giorno di vacanza, facciamolo anche riposare e rilassare per davvero, eh? Perché se no, raga, la vedo dura. Cioè, non vorrei che mi morisse anche lui di esaurimento. Questa cucina comunque posso dire che per essere la più cheap è una di quelle che mi piace di più. Da quando hanno fatto questo refresh dei colori che io ho apprezzato tantissimo, raga, i refresh delle cose che già ci sono, io li amo, proprio amo tantissimo questi refresh. Dovrebbero migliorare un po' come si dice, le animazioni, eh. Secondo me un pochino andrebbero migliorate. Allora, vediamo se riusciamo a mettere le candeline. No, assolutamente no. Ok, allora facciamo cucina e cuciniamo una torta normale. Raga, che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere le candeline. Tra l'altro, raga, sono riuscito. Oh, c'è torta di carrube e cocco senza zucchero. Facciamo quella.
Sono riuscito finalmente a sbloccare i premi dell'evento, grazie a voi che mi avete detto: Dani, togli le mod ed entra nel gioco. E infatti poi ho sbloccato tutto, quindi ho sbloccato finalmente il nuovo taglio di capelli, ho sbloccato il nuovo tratto, quindi lo vedremo, raga. Non vedo l'ora di metterlo questo nuovo tratto e di usare questi nuovi capelli. Ora la nostra Martina ha questo taglio di capelli un po' corto, quindi non la vedo con quel taglio di capelli. Guardate lei come sbatte a destra e a manca, adoro. Cosa stai facendo? Va bene. Sì, guardati un po' di televisione che magari mi... cos'è? Blocco cerebrale. Vabbè, raga, adoro. Adoro. Ma tra l'altro c'ha degli orari di lavoro improponibili lui, raga. Cioè, è proprio troppo lunghi. Questa carriera è veramente pesante, devo dire la verità. Veramente, veramente pesante. Vediamo se riusciamo, almeno con questa torta di carrube, a mettere le candeline. Esatto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mamma, per un attimo ho detto: questo mo si viene a prendere un pezzo di torta e ci rovina la cosa. Allora, lui è sveglio, quindi andiamo un attimo a cambiare il pannolino a Bryce. Volevo farlo con lei. Tu stavi mangiando. Non ho capito molto bene. Non ho capito. Scusa, stavi mangiando? Continua a mangiare. Tu oggi ti devi dedicare un po' al riposo, eh? Cambia il pannolino, per l'appunto. Ole. Lui comunque, Bryce, raga, un po' di pietre miliari le ha fatte, eh? È stato veramente bravo, sia sociale, sul tutte le prime volte. Motricità potremmo fare di più, secondo me. Potremmo fare di più, potevamo fare di più. Però va bene, tra l'altro è affamato ed è triste. Allora, dopo avergli cambiato il pannolino, per l'ultima volta lo allattiamo. Nutri allatta al seno. Ora, appena lui mi diventa toddler, proviamo a fare un nuovo figlio, raga, e proviamo a mangiare le carote. Però, raga, io ho solo due carote e so che ne servono tre. Quindi, come si fa? Si possono acquistare, secondo voi, le carote? No, le carote, le fragole? Io non credo, raga. No, il problema è che non lo possiamo neanche piantare. Perché non esce, non escono le carote. Le fragole, scusate. Lui è un po' assonnato, ma aspetta, guarda la TV. Perché lei lo allatta e poi, raga, finalmente. Fai che Bryce soffi le candeline. E beh, ci sta. Fermati. E lui vieni qui e festeggia. Oh, amore. Eccolo qui, amore. Bellissimo. Fotina. Fotina. Così, dai. C'è un po' troppo bianco in questo. Amore. Sì. Anche Bryce, ragazzi, è già un toddler. Adoro. Adoro. Beh. Oh, non è cresciuto? Ah, infatti, infatti. Bryce ha guadagnato un tratto bonus, ovvero lattante di primo ordine. Bryce è di primo ordine, è un lattante che è stato amato e ben assistito, il che lo aiuterà a mantenere una visione ottimistica della vita. Adoro. Seleziona un tratto che sostituisca quello da lattante solare. Ok. Ah. Iniziamo. Allora, lui era solare, quindi io direi che potremmo anche farlo accattivante. Why not? Proviamo. Questi capelli, anche no. Questi capelli proprio anche no. Festeggiamo con il nostro Abi, cercando di avere un figlio con Abi. Vediamo. Lui, che nel frattempo è molto molto carino, lezione sui bebè, vieni un attimo qui a impilare, vieni a divertirti. Lui c'ha già livello 1 di movimento, vedete? Già cammina, raga. Adoro. Adoro, dobbiamo assolutamente modificarlo. Magari la responsabilità è sufficiente. Adoro. Lui, nonostante non abbia fatto i compiti, comunque è a livello 10. Adoro. Bravissimo. Dovrebbe andare a giocare a scacchi. Oh, ma non ce la fa. Non ce la fa ad andare. Cioè, sì, sta morendo di sonno, raga. Ora mi muore di sonno.
Patato, hai tu c'hai ragione. Amo, però devi andare. Devi andare subito anche. Allenati duramente. Scusate, ma io devo arrivare a livello 3 di questa carriera. E raga, non vi faccio neanche fare. Non faccio neanche troppa. Oh, questa mettiamola qui. Non voglio neanche fare troppo. Farvi aspettare troppo. Scopriamo subito anche se la nostra Martina è incinta. Madò, l'ennesimo figlio, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Bellino. Bellino. Allora, facciamo una cosa, scusate. Questa culla per ora la mettiamo nell'inventario. Ebbene, e andiamo a prendere il lettino per il bebè. Mi piaceva, quei colori mi piacevano e quindi una roba del genere. I like it. Assolutamente sì. Eccolo il lettino. Ma lui ci va anche da solo. Sì, che ci va da solo. Vai, facciamolo dormire. Ci va da solo. Bravissimo. Bravissimo. Qui il rendimento. Dobbiamo cercare, raga, di. Quanto manca a lui per crescere? 9 giorni. 9 giorni in realtà. Quindi. Cazzarola. Partecipa alla giornata delle carriere. Era oggi, vero? Giornata dello sport. Quando è la giornata delle carriere? Giornata dello sport. Giornata dello sport. Quando è la giornata delle carriere? Porca miseriaccia. Secondo me è qui. Non so, non so. Joseph è tornato dopo essere stato all'attività degli scacchi. Ok, amo. Hai ragione. Ti mando subito a dormire. Ti mando proprio subito a dormire. Nel frattempo lei si è svegliata e si è andata a prendere un pezzo di torta. E ora le facciamo fare la plin plin. Vomita. Molto bene. Fai un test di gravidanza. Ora facciamole finire di mangiare. Facciamola finire di mangiare. Manda qua. Invita a entrare il nonno. Ehi papà, ciao. Vado a fare. Senti, ora che ho qui senza. Ti dispiace fare una pa. Giornata, non rompere le palle, papi. Oh, però mi ha dato. Amore. Mi ha dato un dolce, un regalo. Raga, siamo di nuovo incinti. Siamo di nuovo incinti, oddio. Io. Mi avete fatto fare questa cosa, raga. Mi avete fatto fare questa cosa. Chiacchiera con Abby. Professa amore eterno. E chiedi della sua giornata. Non c'è condividi grande, la grande notizia. Azione. Chiacchiere. No, mi sa che non c'è affetto. Abbraccio affettuosamente. Forse potremmo condividerla con lui la notizia. Che siamo incinti. Diventa migliori amici per te. Pensieri profondi. Conferisci. Bellissimo. Chiedi a Ernesto. Renditi disponibile ad ascoltare. Ecco, per l'appunto. Tu vai in bagno. Lui non riesce a dormire, raga. Ah, discuti degli interessi. Potremmo anche. Cerca di fare colpo. Non sarebbe male. Cerca di fare colpo è un flirt. No, è un flirt. Parla delle feste passate. Amichevole, interessi. Condividi consigli unitari. Lei si è addormentata nel bagno. Adoro. Adoro. Lui sta dormendo. Vabbè, ci sta, raga, che Abby faccia un po' di amicizia. Posso corteggia. Amo, ma che problemi hai? Chiacchiere. Impara a conoscere. Lui ha un po' il cuore spezzato. Discuti degli interessi. E discuti dei giochi. No, complimentati per l'abito. Lui è così, a petto nudo. Comunque Abby è un bel tipo, eh. Non è brutto per niente, anzi. È molto molto piacente. Mi piace. Mi piace. Se n'è andato. Va bene, lui se n'è andato. Allora mangia, visto che ti trovi. Dov'è?
No, prendi degli avanzi, mangiati la torta, tanto queste se stanno a mangiare solo la torta, svegliati anche tu e prendi anche tu, prendi degli avanzi, anche tu. Lei sta dormendo praticamente nella vasca. Ci sta. Ci sta. Amo, lui è tesissimo, raga. È proprio teso. Entusiasmati per il pasto. You're the Bellini. Raga, sono un po' tutti molto stressati, posso dire. Sono un po' tutti molto stressati. Fai la doccia. Li dobbiamo far riprendere. La giornata delle carriere, raga. La giornata delle carriere si può trovare sul calendario. Quando ti viene chiesto, seleziona per partecipare. Attenzione, crisi di mezz'età. Abby è arrivato a un punto critico della sua vita. La routine quotidiana l'ha consumato e ora lui prova il forte desiderio di diventare una moderna divinità creativa. Il risvolto positivo è che in questa fase qualsiasi creazione di Abby sarà di un livello qualitativo superiore. Consulta il pannello Aspirazione per visualizzare i desideri dovuti alla crisi di mezz'età di Abby ed esaudisci in modo di ridurre la durata della crisi. Oh, adoro. Amo. Però dobbiamo fare i compiti, eh. Vabbè, vatti a coricare. Eccoci, eccola la crisi. Dai format a un bonsai 5 volte. Occupati di fare legnameria per 5 volte. Lavora a maglia per 3 ore. Osserva il dipinto di un pagliaccio tragico. Girl, ma tutto a posto? Questo bambino sta più che bene. Dormi. Abbiamo bisogno di dormire con il nostro Abi. Ebbene, ebbene. Scusate, io però questo calendario. Vetrina dei talenti, giornata dello sport, esami al liceo, quindi domani ci dobbiamo andare. Vetrina dei talenti, festival della neve, festa dei prodotti agricoli. Madonna, quanto tempo! Un sacco di tempo. Oddio, ma qui Abby mi diventa anziano? Oh my god. E poi abbiamo il compleanno di. Oddio, abbiamo il compleanno di Bryce. E poi il compleanno di. Girl. Abbiamo veramente un sacco di robe. Ma Abby mi diventa anziano, raga. Fra 6 giorni, cioè vi rendete conto del dramma? Cioè questi mi sono diventati già ora questa fotografia posso dire dobbiamo venderla. No, mettiamola qui nei, come si dice, nei cosi. Questo è avariato. Questo pure. No, eccellente. Questo è eccellente, molto bene. Va bene ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. È stato un episodio abbastanza particolare, un po' stressante anche se vogliamo. I nostri sim sono veramente stressati, hanno bisogno di riposo. Noi stiamo andando avanti come se non ci fosse un domani, ma hanno bisogno di riposo. E nulla raga, io nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un mi piace, commentare, fatemi sapere cosa ne pensate. E ovviamente raga, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se vi va potete cliccare sul tasto super grazie, il link di Stan Gaming, per supportare attivamente questo canale. Io nel frattempo, ragazzi, vi mando un bacio, dal vostro Enzo è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!